titolo si chiama Un gioco di troni. I troni in questa saga sono molto importanti, anche se ne vengono raffigurati e descritti davvero pochi. Di conseguenza ho deciso di fare una top 5 sui troni che più mi piacciono del mondo di Azoriath. Il quinto posto l'ho preso giusto un po' per riempire, perché non ne abbiamo molti, come ho già detto. The Griffin Seat, il trono di casa Conninton, che siede al posatoio del grifone ed è praticamente tutto ricoperto d'oro. È un trono molto pacchiano, ma pacchiano che a me piace. Tutto quanto dorato, e poi il fatto che sia il Griffin Seat mi fa pensare ai Peter Griffin, perché sarebbe perfettamente nel suo stile sedersi su un trono completamente dorato. Ok, idiozia a parte, quando John Connington lo rivede è bello vederlo, lui che pensa finalmente sono tornato a casa, posso mettere Aegon sul trono di spade, tutto bello soddisfatto. Peccato che stia morendo di morbo grigio, probabilmente causerà un'epidemia di questa stessa malattia in tutto il continente. Quarto posto per Lift the Throne, il trono di casa Velaryon. Più che altro quello che mi piace di questo trono è la sua origine mitica. Sembra che gli sia stato concesso da Re Merling e posto a Driftmark. Sappiamo che poi Cordis Velaryon l'ha portato nella nuova fortezza di Alta Marea, però non sappiamo se poi sia stato portato in salvo prima dell'incendio durante la Danza dei Draghi. Speriamo si sia salvato, perché un oggetto così antico e così mistico a me piace un sacco. Inoltre una potenza del mare che lo concede a una famiglia valiriana. Beh, sì, la cosa è molto interessante. E questo spiega anche la grande tradizione marinara dei Velaryon, probabilmente, avendo un rapporto specifico così con una divinità del mare. Terzo posto per il trono più importante di tutti, la sedia più scomoda al mondo, The Iron Throne. Personalmente, io preferisco la traduzione italiana, il trono di spade, perché per quanto il trono di ferro abbia la sua imponenza, il trono di spade, con queste spade contorte, fuse dal fuoco di drago, piace molto di più il nome, rende molto di più l'idea. E poi anche il nome della serie TV in italiano, forse per questo è che è diventato più famoso. Ovviamente mi riferisco al trono dei libri, non quello della serie. Quello della serie, per quanto sia bello, piccolino, compatto, ha la sua eleganza, quello dei libri è molto più figo, enorme, contorto, asimmetrico, brutto, ma quel brutto così bello che ha il suo fascino, proprio minaccioso, ti fa sentire piccolo in confronto al sovrano che sta seduto là sopra. Certo, poi è scomodissimo, ma come diceva il conquistatore, un re non dovrebbe mai sedere comodo. E poi la cosa particolare di questo trono è che c'è la storia che punisca i sovrani non degni, che loro si tagliano, che non riescono a stare lì, stare composti senza ferirsi, e quindi vengono rifiutati dal trono, per così dire. Tuttavia sappiamo che è una leggenda, dopo tutto Rhaenyra poteva essere una buona regina, però si è ferita comunque sul trono. Trono infame, per te soltanto lame. Non c'è una vera correlazione tra chi si ferisce e chi è immeritevole, però il fatto che esista questa leggenda mi piace un sacco. Secondo posto per Oaken Seat, il vecchio seggio di casa Gardener. Un trono scolpito dallo stesso Garth Manoverde all'interno di una quercia. Mi piacciono queste robe qua un po' alberische. Druidiche, quasi druidico. Il fatto che il re dell'altopiano si sieda su una quercia, su un trono ricavato dalla quercia, che è stata posta lì proprio ai tempi della fondazione di Alto Giardino. Mi ricorda un po' il talamo nuziale di Odisseo, che era stato costruito nell'ulivo, che sorgeva proprio in quel posto e quindi non poteva essere spostato. Però ha questa cosa mistica di questo albero che è sopravvissuto a così tanto tempo, così tanti anni. Ma purtroppo i Dorniani questo non glielo perdonerò mai. L'hanno fatto a pezzi e lo hanno bruciato. Bastardi Dorniani. Quindi nessun Tyrell si è mai appoggiato il sedere sopra. Solamente i Gardener, ma neanche tutti. Maledetti, questo non glielo posso perdonare. Primo posto per Seastone Chair, letteralmente la sedia di pietra del mare, chiamato trono del mare o trono di sale. Questo è il primo posto perché innanzitutto ha una forma molto polipusa, con i tentacoli, e a me piace un sacco questo genere di cose. E poi a questo mistero, i primi uomini che arrivarono a Vecchia Wick lo trovarono lì. Era lì, non lo costruirono loro, venne trovato. Chi era arrivato prima? Perché se n'era andato? Cosa li ha fatti andare via? Questa è la cosa veramente affascinante che crea questo mistero sul trono di Vecchia Wick, che adesso è stato spostato a Pyke. È una cosa molto liscia, levigata, indica una civiltà superiore, qualcosa di... Cioè, non sono semplici uomini primitivi, gente che sapeva bene come lavorare la pietra e perché gli ha dato la forma di una piovra. Ci siano i kraken, i mostri marini, creature lovecraftiane? Chi lo sa? Va bene, anche questo video è finito, un po' breve, una classifica fatta un po' in fretta, anche abbastanza improvvisata, tutto sommato. Io vi saluto, mettete un mi piace, un non mi piace, scelta vostra, iscrivetevi al canale, lasciate un commento. Ciao, alla prossima!